Quando noi siamo venuti a conoscenza che c'erano questi gruppi di uomini che facevano resistenza armata alle forze tedesche e alle forze del sottoesercito fascista, ci siamo chiesti: ma noi che famo? Anche noi dovevamo pigliare parte. Soldati ragazzini, c'era presente una cosa, che noi non eravamo soldati ragazzini, noi eravamo ragazzini venuti grandi, cioè di età, dall'obbligo della società di allora. Quando un ragazzino ti arriva a 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni, non c'è le scarpe per mettere i piedi, non c'è un paio di Lo pantaloni Stato, la per... necessità Tu diventi grande che ti per costringe forza, a non essere sei un grande ragazzino, prematuramente. tu sei un adulto per forza. Tanto Cresciuto prematuramente. più poi rimane il fatto che a dimostranza di questo ci sono ragazzini soldati nella Repubblica di Salò e ragazzini soldati nel Movimento Partigiano. Ma non c'è da confondere i ragazzini di oggi, il ragazzino che va con 4-5 merendine o con la bibita o il popcorn che ruota, non c'era né il panino né la bibita né il popcorn, c'era soltanto di essere capaci di sopravvivere. Noi avevamo l'esempio di Pistola. Pistola perché è andato in galera? Perché un altro ragazzino, diciamo in questo caso un ragazzino, perché tenendo conto di quello che oggi dicono ragazzini, un altro ragazzino che faceva parte della Repubblica Sociale e che erano andati a scuola insieme, l'ha riconosciuto e sapeva che questo era col gruppo partigiano, l'ha messo in galera. Per cui quando uno arrivava, come è capitato a Franco Pistola, e purtroppo ce ne sono decine e decine, di essere ormai riconosciuto e di conseguenza ricercato, e allora l'ultima alternativa era soltanto quella andare in montagna. Questo che non lo, mi è più disturba grave me. perché se non l'aveva voluto fare soltanto gli altri beh, ma anche i erano nostri non vogliono interessati. Fare E questo non lo vogliono fare. Un gran peccato che adesso la sinistra sta c'è una pagando. circolare del ministro Berlinguer che dice di studiare la storia Recente? del Novecento. Sono Per contro c'è un programma che dà la scusa agli insegnanti di non arrivare al sì, Novecento. no, certo. Non ha detto, dice, insegnate il Novecento e sorvolate su quello che è la storia romana. No, No. insegnate la storia romana e il Novecento. Come fanno? Non fanno a tempo, insomma, non c'è. Certo, non c'è più, non ci stanno i giorni sufficienti. È questo che è grave. Non tanto il fatto che non è stato insegnato fino ad oggi, il Sì, fatto ma che non è perché insegnato nemmeno fino a oggi. che non l'hanno voluto fare loro era scusabile, perché è loro che faceva comodo non farlo, ma i nostri noi dovevamo farlo, però, Scusa, insomma. se mi fai parlare un momento. Ti parla, parla. Io con il compagno Severini, che purtroppo ci ha lasciato, sono rimasto solo a Falconara, tutti gli anni, battendo, riuscivamo a visitare, a chiacchierare con alcune scolaresche di terza media, data terza media e quinta superiore. Però per poter entrare nella scuola,
abbiamo dovuto fare sempre un mazzo. Molte volte non ci siamo riusciti, abbiamo trovato le porte chiuse, come quest'anno. Quest'anno sono andati a battere a bussare, facciamo niente. L'anno scorso abbiamo fatto un incontro abbastanza sostanzioso, un contraddittorio, al quale mi sono presentato a titolo prettamente personale, con un fascista, con uno storico fascista. E lì, per forza, il dibattito c'è stato. Con ai ragazzi gli ho smontato tutto quello che diceva, tutte le bugie che diceva questo tizio, dal fatto di Arcevia, che era successo dopo la fine della guerra, invece dopo la fine, dopo il passaggio del fronte, invece è successo prima. Forse se devono difendere in quella maniera. Quelle stupidaggini che dicono, il fatto che Boldrini comandava la divisione Cremona, mentre invece la divisione Cremona era l'esercito di liberazione. La divisione Cremona era comandata da un generale dell'esercito, perché Boldrini comandava la 28ª brigata Garibaldi. Infatti noi stiamo cercando l'adesione alla nostra associazione dei giovani, e dove purtroppo però, per far questo purtroppo troviamo delle difficoltà non indifferenti, non dico insormontabili ma non indifferenti, perché abbiamo i partiti politici tradizionali che non ci danno una mano, e potremmo rivolgerci ai centri sociali, i quali ci lasciano magari un pochettino in difficoltà, però potremmo rivolgerci lì, potremmo trovare qualcosa, e quindi noi dovremmo invitare tutti questi centri sociali ad aderire alla nostra associazione, in modo che come possiamo, come antifascisti, naturalmente. Come ampi? No, come partigiani, no, perché ovviamente come antifascisti. Noi avevamo, oltre alla situazione militare, la situazione economica, che era completamente disastrata, non c'era più. Ma oggi parlare con i giovani è difficile. Ma potete pensare che c'è. Lucia, qual è la difficoltà quando te parli con i giovani, no? Sì. Fate incontri a scuola, cioè. Adesso, ripensandoci un attimo ai incontri che fai, qual è la difficoltà? Qual è la parte che è difficile far capire? La parte difficile è difficilissima, inconcepibile. Oggi, se tu hai un ragazzo, ma guarda, anche se lo dico a te, anche se lo dico a lei, lo dico a lui, se io ti dico che c'erano decine e decine di persone in fila per aspettare che una volta ogni 3 o 4 mesi ti dava le suole, non un paio di scarpe, le suole per rimettere sotto le scarpe che c'aveva i buchi. Uno dice, ma come sarebbe? No, noi non avevamo neanche le scarpe. Cioè, il benessere ha distorto fino all'incredulità. Esatto. Tu pensa, sai lì dove c'è via Castelfidardo? Sì. C'era la cosa della Sima che adesso stavano buttando giù. Sì. Lì c'era la conceria Roccetti. Una volta ogni 2 o 3 mesi, con la tessera che dava loro, tutti in fila, centinaia di persone, tutti quelli che erano in Ateiesi, no? Cosa ti essere aspettarsi se quello da questo pezzo di cuoio di pelle di bue, con la cosa tagliava col trincetto 2 pezzi di cuoio per attaccare sotto le scarpe. Se tu fai la considerazione che quando tu andavi alla mattina tutti i giorni a prendere il pane, ti dava ogni tessera una marozzella di pane grossa così, 150 grammi, che più grossa così non era, di pane di grano turco, di segatura, di tutte le porcherie possibili e immaginabili, e se sei fortunato ci trovavi solo 3 o 4 vermi lunghi così, che sfilavi dal tuo pane cotto lì e mangiavi quello. Oggi tu mi dici come fai quel giovane a dire così, poi ti dice, ma sarete matti? Ma com'è possibile? Non è possibile. Il miglioramento c'è stato. Quello che in questo momento invece è diverso è che mentre noi altri a quel tempo avevamo le speranze e le illusioni di andare continuamente avanti, oggi in questo preciso momento, in questo periodo qua, da alcuni mesi a questa parte, c'è soltanto la rinuncia. Tantissime cose che erano state conquistate oggi vengono rinunciate. E quello che c'è di brutto è che vengono rinunciate inizialmente proprio da quelli che ce l'avevano prospettate.
Quando noi adesso ad un certo punto vediamo un'organizzazione sindacale che ti dice sì, vabbè, ma la concertazione in fondo è una cosa necessaria, ma perché se non lo diceva quella volta? Se per caso che qualcuno a quel tempo si azzardava di che ci doveva essere la concertazione, mica se l'avrebbe raccontata. E questa è la differenza, è che noi abbiamo fatto parte di quella ondata in avanti, e adesso invece non solo si è fermata l'ondata, ma addirittura piano piano sta regredendo. Di tutto questo gruppo qui e di tutto questo gruppo qua ce n'è uno vivo, è questo qui, che poi questo qui adesso è giù a Pescara e chissà fino a quanto, però li morti tutti. Ma sei sicuro che morti tutti, cioè, oppure sì, ce n'è qualcuno che si è perso? Sono proprio morti, caput, finiti. Non c'è qualcuno che se ne è perso le tracce? No, 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 no. Se vuoi te porto dal cimitero, te ne insegno uno per uno, non l'abbi. Io è così che togli. Questo era con la bicicletta, c'era una busta di nylon. Io dico, tu fai che sei andato a far spesa? Ha detto no. Vedi qui dietro c'è tutta morfina. Qui c'hai tutta morfina. E qui ci fai con la morfina? E tu come mi fai con la morfina? Mi fa le punture. E perché? E hai detto perché ho un tumore che moro. E allora con questi qui non provo dolore. Ma così come se sono andato a comprare un mezzo chilo di pane e adesso... Quello lì che sta a Pescara? Questo. Ah, quello là. Il pesce. Io mi ricordo sempre di una caricatura fatta del 22. C'era un uomo che rappresentava la forza lavoro, un altro robusto con una mazza sulle mani, no? E attorno c'erano tutti i fascistelli piccoli piccoli, come non so, come i Bacherozzi che gli si arrampicava sulle gambe, no? E quello diceva, ma è possibile che non trovi la forza da reagire? Ecco, io penso che se riesce a trovare una persona che convinca altri giovani a stare insieme, a darsi da fare, qualche cosa si può fare. Si deve fare, non si può andare avanti così.